Ah, no, non è quello che pensavo che fosse. Forse ho letto male. Va bene, non importa. Quindi Magdalena fino a mamma. Va bene, proviamo così. Allora, Box of Spiders, mi sembra meglio di quello che già abbiamo, quindi lo prendo. Anche se il cuore può tornare un sacco utile, ma impareremo a farne a meno, suppongo. No, non è più semplice. Il fatto che finisca già da mamma vuol dire che devo trovare un modo di farla finire dopo. Quindi è molto meno. Cioè, non sarà facile trovare un modo di fare più di 30.000 punti, che è il mio obiettivo, visto che Air War c'è riuscita. Però sicuramente sono contento di ottenere un coso di carne. Comunque sono ancora a mezzo dell'idea di tornare a prendermi il cuore, per quanto non sia assolutamente buono. Amnesia, va bene anche amnesia, dai, non è grave. A meno che non mi esce una moneta da 5. Questo check delle cacche non credo che servirà molto. Va bene. Niente, no, vabbè, mi tengo il box of spiders perché serve, però mi spiace in realtà. Ho sbagliato strada. Cioè, spero che riuscirò a fare quello che voglio fare lo stesso. Alla fine, in effetti, non è che sia troppo buono. Vediamo se riusciamo a ottenere il patto intanto. Ok, ragnetto aiutato, buono, buono. La chiave ci serve. Questa stanza è tranquilla. Ok. Se riesco. Niente, non mi è riuscito. Va bene, mi ha dato una bomba lo stesso, quindi va bene così. Vaffanculo. Vaffanculo, però contemporaneamente anche grazie un pochino. Problema risolto. Benissimo. Non morirò di tubercolosi, ve lo prometto. Dai, che gli manca un colpo, esatto. Madonna, che due coglioni. Ok. Uno. Urca, il lardo. Mi sento già stralento così in realtà. Non sono molto convinto. Non sono per niente convinto. Però l'idea di magari fare qualche acquisto interessante qua mi ispira. Le stanze super segrete posso farne a meno. Sì, dai, starter deck secondo me ci sta ottimo. Quello è fenomenale. Allora, adesso facciamo una cosina un po'.
un po' stupida perché poi alla fine non è che cambia tantissimo, però io speravo che mi desse l'aumento di velocità, ma in effetti mi terrei anche questo, guarda. Questo è un oggetto molto potente nelle mani giuste. Però mi servirebbe più velocità. Se avessi più velocità mi prenderei anche il lardo. Questo è quello che intendevo per un oggetto molto potente nelle mani giuste. Aiuto. Che cazzo. Perché è lenta, Maggie. Devo capitalizzare di più sui cuori che ho, però va bene lo stesso. Cazzo, mi ha preso. L'aumento di velocità lo prendo assolutamente sì. Francamente mi prenderei... Beh, questo sicuro, l'altro posso fare a meno. Cazzo, però l'aumento di velocità è fantastico. È veramente fantastico. Allora, facciamo così. La Chaos Card è buona, però mi serve in questa partita, io non direi. Allora, questo me lo prendo. Jumper Cables non mi serve. Va bene questo, perché è anche un aumento di velocità. Allora, in questo caso mi sento abbastanza veloce da prendere anche il lardo. Ok, sta prendendo forma la run. Assolutamente sì, mi ero scordato di questa mini sinergia che c'ho. Vediamo se riesco a farla funzionare. Mi piacerebbe trovare qualche cuore rosso, in effetti. Perché non posso andare avanti così all'infinito. Se correvo un po' di più ci arrivavo. Vabbè, pazienza. Magician. Però non mi voglio usare la mia ultima bomba. Ok, dovrebbe scoppiare a brevissimo. Siamo lontani. Io sto cercando una sacrifice room, è questo il punto. Perché con quella... Vediamo cos'è questo. Temperance, ok, vabbè. Perché con quella potrei... Velocità e vita. Ok, e lì mi posso pure aumentare il cubo di carne se volessi, ma non credo di volere. Tuttavia, penso di volere tranquillamente la bomba. E poi posso andare avanti.
Twitch dà qualche problema? A me sembra che si stia vedendo, però ogni tanto butto l'occhio. Molto bene. Ok, l'aumento di tiers mi serve. Krampus. Carbone lo gradisco. Il piano l'ho esplorato tutto, io andrei anche avanti. Mi sono perso un pezzo. Che pezzo ti sei perso? Che ti faccio eventualmente un recap se serve. Così lo faccio anche per i nostri amici a casa in differita. Eventuali. Quello in cui hai preso il laser, l'ho trovato nella stanza del tesoro e l'ho preso utilizzando l'oggetto attivo perché stava, come dire, stava oltre delle spine e non ho usato la bomba. Un'altra Cheoscard, allora. Quasi quasi io me lo prendo. Devo prima farlo apparire un oggetto che vale la pena di prendere. No, niente, vabbè dai. Sto perdendo anche troppo tempo. Come al solito riesci a ribaltare la situazione in meglio, sei velocissimo. Mi è andata di culo in realtà. Cioè, ho provato a farlo strategicamente, ma in realtà non ha funzionato perché mi ha dato altro. Ah, cazzo. Ansuz e The Sun. Allora, facciamo una piccola operazione. Lì c'è una sacrifice room, quindi potrei già teletrasportarmi se volessi. Il forget me now, sì. Il forget me now, sì. Allora, penso che oserò un po'. Cosa c'è qua? Show farts bella. Bella è meglio di Magician. Ops. Ok. Vabbè, niente, non importa. Avrei bisogno di un po' di contesto per questo gioco, ma tu non avevi mai visto qualche mia run su YouTube?
Il contesto è che praticamente io sto cercando di fare più punti delle altre persone, perché tutti quanti stanno facendo questa stessa partita, solo che non sappiamo ovviamente le cose che ci attendono, perché è tutto generato proceduralmente. Justice. Muy bien. Però mi sa che adesso la concludo sta run, cioè è una cosa un po' difficile da spiegare perché è proprio un modo di giocare molto avanzato che neanche chi gioca normalmente conosce, cioè perché non gli interessa giocarlo competitivo solo per questo. Allora, io adesso mi vado a buttare sulla curse room, cioè sulla sacrifice room. Potrebbe non essere la scelta più saggia, ma secondo me lo è. Secondo la mia modesta opinione è la cosa giusta da fare. Anche perché con il Forget Me Now posso farmela due volte. Ma di FTL, ah! Avevo capito che avessi visto anche qualcosa di Isaac. Beh, il concetto FTL è simile ad Isaac, però con un gameplay completamente diverso. E FTL non ha le daily run competitive. Mi sa che mi attende un patto angelico a breve. Cazzo. Sono stato veloce, ma non è bastato a quanto pare. Comunque mi vorrei ripetere il piano, ma non questo, mi vorrei ripetere la Dark Room. Forse sto sbagliando ad andarci da subito, però cioè è un rischio che sono disposto a correre perché non ho idea se troverò un'altra stanza del sacrificio più avanti. Bello, mi è andato proprio bene. Cazzo, sono stato stupido. Va bene. Non ci sono altri cuori. Subito. Io mi faccio coccolare dalla tua voce. Allora, secondo me può funzionare. Nel senso di ottenere un punteggio rispettabile in termini di competitivo. Justice. Anche se ho tagliato tantissimo, però contemporaneamente non so se il gioco mi avrebbe dato altre occasioni di tagliare. Quindi suppongo lo scopriremo al termine del secondo giro in questo piano. Però con tutta questa vita mi sembrava che fosse davvero il caso. Cazzo, ero convinto di essere uscito dalla sua area. Bene. Boh, è stata una cosa un po' comunque rischiosa, ripeto. Cazzo, sono scemo. Sono scemo perché avrei un danno che potevo evitare tranquillamente. Comunque c'ho il danno parecchio basso in effetti per affrontare la Dark Room, me ne sto rendendo conto solo adesso. Ma che cazzo? In ogni caso, tu che chiedi un contesto, sappi che quello che ho fatto adesso molta gente nemmeno sa che si può fare. Quindi, dai, cominciamo col primo oggetto che fa schifo, va bene.
chiave. Io direi che posso anche usarlo Anzuz, però. Ok. Andiamo verso le stanze segrete che magari... Cazzo, questa stanza è brutta. Per l'appunto. Ne ho quasi ucciso uno. Ok. Ho perso un sacco di vita, però questi sono tosti. Chissà se ce la faccio a farmi un secondo giro, in effetti. Dai, un buon oggetto. Niente, una monetina. Che cazzo. Ma tu devi inventare il danno in qualche maniera. Devi trovare gli oggetti. Il punto è che praticamente le altre persone, grande, le altre persone che stanno facendo questa partita troveranno gli stessi oggetti negli stessi punti in cui li ho trovati io, salvo cambiamenti che alterano la generazione delle cose. Quindi è culo, ma contemporaneamente non è culo perché siamo tutti sulla stessa, con la stessa partita. Poi lo puoi anche veicolare questo culo se sai come fare, in un certo senso. Tipo, adesso sto rompendo i funghi e che sia mai mi esce il fungo grosso che mi permette di... Cioè che è un moltiplicatore di danno. Lo devo lasciare a terra quel mezzo cuore. Sono nella merda. Mi servirebbe un full health di qualche tipo. Va bene. È rischioso. Però... I mezzi cuori blu li hanno aggiunti nell'ultima espansione e li devi sbloccare. È normale che tu non ne abbia mai trovato. Il fungo trip. Aiuto. Non so come sia possibile che quel mostro sia rimasto vivo quando ho usato Death, ma va bene lo stesso. No, cazzo. Aiuto. Non sono in una bella situazione per combattere questi cosi. Ok. Ne manca solo uno. Manteniamo la calma. Judgment. Judgment è un oggetto gratis. Tiny Planet è terribile con questo oggetto, è terribile. Non va bene come combinazione. Aiuto. Porca puttana, per pochissimo non mi ha preso. Ok, questa è una situazione che non mi aspettavo potesse essere così incresciosa. Ecco. Però... Cuori. Attenzione. Attenzione alla maschera. Ok. Non è il fungo che avevo chiesto, ma è un fungo, una forma di fungo, quindi mi accontento. Ah.
Una carta. The Lovers, bella. The Lovers, sì. The Lovers, sì. Ok, calma. Non toccate Tiny Planet manco per sbaglio, veramente Tiny Planet assolutamente no. Proprio nella maniera più assoluta no. Allora, io dell'Ember non me la sento di farmela, sinceramente. Non ho preso il mezzo cuore rosso. Vabbè, a questo punto lo posso anche prendere, perché tanto comunque prendo danni a intervallo di 1 e non di mezzo, quindi è irrilevante. Io adesso resetto il piano. Justice. Ok. Eso Clubs, ok. Altre carte e altri ragni. Che merda. C'ho Spades, The Moon. Allora facciamo C'ho Spades. E tutto il resto lo trasformo in bombe. Ace of Clubs. Perché? Perché sono punti in realtà. Ecco, questo prima mi ha dato un sacco di problemi, adesso con le bombe, infatti. Anche questi. Ci può stare. Soprattutto non ho di meglio. Se riesco gli faccio mangiare una bomba a questo stavolta. Ecco, mi è riuscito però a un caro prezzo. Però ci tenevo a fare un po' di show off. Può andare solo che bene rifacendo il piano. Dipende dalle stanze che becco, però in teoria comunque sì, sono comunque avvantaggiato rispetto a prima. Ok, tutti i fronti. Cioè, guarda, sti mob non li faccio comunque fuori con una bomba. The Lovers, vabbè, no, ok. Cioè, sono invincibile. Assolutamente. Sono invincibile. Cioè, ho praticamente una scorta di 4 cuori in mano. Quindi. Pin? Peggio. Peggio, questi sono tanti e sono veloci. Minchia, quanti ce ne sono. Joker, ok. Allora. Priestess e poi una chiave. Quindi andiamo a fare Joker. Allora, scusami. Allora facciamo la sporca. A questo punto la facciamo sporchissima con lui. Tu soggetto forse no, non so se l'hai mai visto. È finito. Però diciamo penso che tu abbia inteso che è buono. No, è l'oggetto più raro del gioco questo. A parte che è un casino da sbloccare. Mi sembra che lo sblocchi quando fai tutto quanto con The Lost. Ma guarda quella miccia lì, quanto cazzo è durata. Dai. What?
Sì, comunque il raggio di Mega Satana è veramente un oggetto notevole di rispetto. E appunto c'è tipo una cosa speciale che ha che gli permette di non, cioè non è un oggetto speciale, perché gli oggetti speciali sono più rari di quelli normali. È un oggetto proprio che è programmato per apparire molto meno rispetto agli altri. Notare col tempo rallentato come tutto diventa più facile. Il problema è che non mi posso permettere di prendere un danno per stanza per attivarlo. Questo lo prenderei, ma non penso che cambia granché. Non ce la faccio a 31.000, comunque, sono sicuro. Cazzo, di nuovo. Stava prendendo. Se lo possono anche tenere. Ok, non ho neanche mega carico, peccato. Sarebbe stato divertente poterlo usare, ma secondo me riesco a battere delle ember anche senza. Ah, wow! Guarda quanti oggetti! Uno più inutile dell'altro, però insomma. Questo è l'unico che me la sento di prendere. Piazziamo i cuori a terra. Allora, non penso di posizionarmi benissimo in questa run, non penso di arrivare nemmeno tra i primi 100 in realtà. Però è perché ho corso un rischio e comunque no, considerando il rischio che ho corso e tutto quanto, penso di essermela pure giocata bene, però probabilmente a livello effettivo c'era qualche altra strategia migliore, cioè di attendere prima di andare fino alla Darkroom. Oppure di non andarci proprio. Cazzo. Cazzo! Dai, che è quasi morto. Che gli ho dati a fare tutti sti colpi se non muore? Ok, almeno un pezzo è morto. Cazzo, che imbecille. Non mi ha preso, però. No, cioè, mi meritavo di venire preso. Ok, dai. 28.000, infatti. 99esimo, giusto, giusto. Non avevi una batteria? Cioè, avevo una batteria? Non ci ho fatto caso se ce l'avevo. Comunque, ok, poteva andare meglio. Probabilmente ho rischiato tanto, ho rischiato esageratamente, però non mi posso neanche lamentare, tutto sommato, dai. 99esimo non è male. Però Airware ha fatto di meglio. Quindi. No, anch'io ho avuto la sensazione di averne una, ma mi sembra che l'ho usata per il libro. In ogni caso una batteria. Vabbè, sarebbe bastata, però non ti dà tipo tre cariche di questo oggetto qua, non te lo carica completamente, se no sarebbe un po' troppo. Un po' troppo.